Ciao a tutti amici del canale, siamo qui oggi per presentare un amico, Alain, e soprattutto il lavoro che fa. Fra 2 settimane avremo qui da noi a Roma, via Ettore Circotti 35, una conferenza interessantissima. Però adesso lascio la parola ad Alain che ci spiega, perché è un lavoro veramente molto interessante, che prima stavi accennando che in realtà c'è da moltissimo tempo questo che fai. Comunque spiegaci che fai. Fa parlare e suonare le piante, si può dire? Sì, si può dire. Ok, raccontaci bene. Allora, col progetto Green Sound, come amico Luca accennava, quello che faccio è collegare le piante a un sistema informatizzato, quindi elettronico, e una volta collegate le piante con dei semplici elettrodi a un computer, riesco a estrapolarne delle frequenze, dei numeri, che riesco poi a convertire in suono. Una volta convertito in suono, dà origine a varie sonorità che tra l'altro si possono anche trovare in cloud, quindi tutto molto open. Anche il codice sorgente che utilizzo con i sistemi elettronici per sviluppare il progetto, poi lo metto online, quindi lo condivido con fantastica. Dopo mi passi magari tutti i link, li mettiamo sotto il video, comunque chi vuole già andare a curiosare può andare. E quindi quando verrai ci farai sentire qualcosa? Sì, assolutamente sì, porterò tutto il kit con gli strumenti di base, darò una dimostrazione su come viene utilizzato, qual è il principio che regola il funzionamento del sistema, e una volta appreso anche un bambino di 5 anni, 6, guidato fortunatamente, potrà riprodurre. Fantastico. Hai già delle piante o... Sì. Okay. Sì, ho già le piante a casa. Ci abbiamo una piantina di aloe lì che ci hanno donato. Possiamo collegare benissimo anche quella. Ti chiediamo qualcosa, come si trova. Sì, comunque sì. Sembra bene. E senti, un'altra cosa, scusa, poi tanto questa è una presentazione, poi magari approfondiremo e invitiamo tutti a venire a trovarci qui a Roma. E gli alberi, quindi okay. Piante, alberi, c'è diversità? Non è diverso, è la stessa cosa. Sia le piante sia gli alberi, anzi gli alberi hanno un potenziale in realtà ancora maggiore perché sono attraversati da un'energia ancora maggiore, dato che comunque il potenziale tra la terra e il cielo è molto maggiore di quello che c'è tra una pianta e un vasetto piccolo. Quindi le volte che ho registrato delle correnti con gli alberi sono state delle correnti, diciamo, di una intensità molto maggiore rispetto a quelle di una semplice pianta, anche se anche le piante piccole già riescono a produrre dei risultati apprezzabili. Fantastico, è interessantissimo. No, aggiungi pure, vuoi dire qualcosa? No, assolutamente, dicevi degli alberi. Bisogna ovviamente estendere questa cosa, quindi fare delle escursioni, andare. Tra l'altro è una cosa che, come diceva Sonia, vieni Sonia. Quando vuoi, adesso è fuori inquadratura, organizziamo, non c'è nessun problema. Perché Sonia è la nostra incaricata che si occupa delle escursioni, bravissima, porta avanti il progetto Erborando, che vabbè, poi faremo un altro video in proposito comunque. Allora, una curiosità, Ale, grazie Sonia, comunque ecco, se volete poi andare sulla pagina Fruttaglia, escursioni, magari si fanno insieme a Ale. E promuoviamo anche le escursioni quasi tutte le settimane, quasi. Allora, per concludere, giusto così, è sempre un'introduzione per farti conoscere. Come è nato questo progetto, questa idea? Un paio di anni fa stavo programmando un Arduino, dovevo imparare a utilizzare questo nuovo strumento elettronico informatico e stavo testando vari sensori, sensore di luce, sensore degli altri sensori analogici. A un certo punto, così per curiosità, istintivamente, proprio per serendipiti, diciamo così, ho detto adesso collego la pianta, vediamo che succede. Ho collegato la pianta, ho messo il grafico risultante dai valori che venivano dati, diciamo, dalla pianta, e mi sono reso conto che erano particolari. E la particolarità stava nel fatto che la pianta, se la toccavo, interagiva, quindi toccando una qualunque parte della pianta ricevevo dei dati, delle reazioni differenti. Fortissimo. E quindi poi da lì ho cominciato a informarmi, a leggere, ho trovato vari libri, tra cui La vita segreta delle piante, Plant Revolution di Stefano Mancuso, e ho letto vari articoli, mi sono addentrato nella materia, ed è
adesso niente, porto avanti questa cosa con altre persone, anche stiamo cercando di creare una sorta di piccola community anche del software che può essere sviluppato, perché si può andare molto avanti. Tra l'altro, scusami, un'ultima cosa, c'è la Disney, che ho visto lo stato dell'arte di questa particolare branca, che è una sorta di biotecnica delle piante, riesce a fare delle cose ancora più avanzate con gli algoritmi di intelligenza artificiale, quindi per quanto avveniristica questa cosa, in realtà c'è già molto studio a riguardo. Quello che penso e provo di fare io, dato che uno strumento simile viene venduto a circa $200 sul mercato americano, c'è stato un crowdfunding qualche anno fa, adesso non so se sapete che parlo tantissimo di questi crowdfunding, eccetera, hanno creato il prodotto, lo vendono a $200 in America. Io con 3 euro di Arduino faccio la stessa cosa e spiego come fare un prodotto che sia ottimo per gli scopi a livello, diciamo così, amatoriale e semi pro, perché comunque con questo poi, se uno è bravo con i vari programmi di editing audio, può comunque fare delle tracce anche meravigliose. Fantastico. Quindi popolarizzo. Noi siamo interessati anche per il progetto Ubuntu che stiamo portando avanti a Rieti, e quindi se facciamo orticoltura sarebbe interessante comunque fare degli studi, quindi magari ne parliamo più in là e approfondiamo anche questo discorso, magari facciamo altri video. Comunque intanto diamo le date, ricordiamo, il 13 novembre 18:30 20, puntuali, mi raccomando, grazie e vi aspettiamo. Grazie a tutti, ciao.